Ve lo dicono pure i vostri governatori. Le statistiche sono sbagliate, farlocche. Mettono i numeri totalmente a cazzo. Ve lo dice pure Zai. Bzzza la pezzaia. Ascoltatelo. In Italia si decide che un paziente in ospedale positivo diventa paziente Covid. Poi magari è lì per altre patologie, no? Abbiamo fatto l'esempio della bimba piuttosto che dell'infartuato. Quindi il timbro di fabbrica ce l'ha, te lo dà la positività. Il paziente positivo asintomatico, che è tranquillo a casa, che è asintomatico in isolamento fiduciario, fa un infarto, mi entra in terapia intensiva, per me diventa un paziente Covid in terapia intensiva. A quel punto il paziente, se nella sua evoluzione della sua malattia ha negatività, resta comunque un paziente Covid per le statistiche, quindi se perde la vita andrà nella contabilità del paziente Covid che ha perso la vita. È un assurdo, ma oggi si ragiona così. È assurdo, ma è così. È assurdo, ma è così. Non l'ho mai sentito nemmeno in un film di mafia. Ma manco i serial killer. Figliolo, quello che ti sta accadendo è assurdo, ma è... Manco Joker dice è assurdo, ma è così. Purtroppo si ragiona così. E allora, caro Zaia, lo sai che è successo? Una cosa meravigliosa. Mio nonno è morto 30 anni fa, è resuscitato. Guarda chi c'è. Saluta, mio nonno. Zaia è il governatore. Lo conosco? È quello? Sì, quello un po'. Mio nonno, forte, simpatico. Sì. E mi sta di mio nonno, io lo dico io, che praticamente vuole che, essendo resuscitato, vuole che la pensione, vuole la pensione. Sì, vuole sul conto mio. Poi ti ripasso, sì. Ha detto che vuole la pensione sul conto mio. La puoi accreditare sul conto mio. Grazie, sì. È un simpaticone, Zai. Troppo forte. Sì, ok? Mio nonno. Incredibile. È assurdo. Ma è così.